Finalista al premio Caccuri con un libro dedicato ad Andreotti. Che cosa scrive di Andreotti? Ma racconto la storia più che di un personaggio, di un'Italia, che è l'Italia moderata, come si è sviluppata nel secolo scorso e soprattutto come è cambiata negli ultimi anni, perché poi Andreotti è stato un personaggio che ha incarnato una classe dirigente plasmata dalla Guerra Fredda. Quando è finita la Guerra Fredda, anche Andreotti in qualche modo è diventato un uomo fuori tempo. Dobbiamo dire però che c'è nostalgia di quell'Italia. Bah, diciamo che c'è nostalgia di una classe dirigente non solo democristiana che sapeva qual era il posto dell'Italia nel mondo. Quindi che questo voglia dire nostalgia per Andreotti è un personaggio molto controverso, forse esagerato. Mi riferivo alla classe politica. Io credo che sia un'osservazione giusta e credo che se oggi questo libro lo stanno comprando e leggendo, spero, è perché evidentemente ci si chiede come siamo arrivati a questo punto. E Andreotti è una delle chiavi di interpretazione di quello che l'Italia è stata e di quello che sta diventando. E qual è questa chiave di interpretazione? Ci spieghi. La chiave di interpretazione è che in fondo una classe dirigente plasmata dalla Guerra Fredda, dopo la fine della Guerra Fredda, ha lasciato nelle nostre mani un paese che non ha più ritrovato un baricentro geopolitico e quindi in qualche modo noi soffriamo di una situazione nella quale l'Italia oggi galleggia nel Mediterraneo, galleggia nelle alleanze internazionali, ma sembra non ritrovare più un punto d'approdo facile, chiaro, riconoscibile. Abbiamo un paese in cui non c'è quell'autorevolezza politica di una volta e quindi anche nei rapporti con i paesi ad esempio dell'Europa c'è una situazione soltanto di contrasto piuttosto che di riconoscimento di quelli che sono i diritti e di quello che la politica dovrebbe mettere in campo. Ma io credo che il problema non sia che manca l'autorevolezza e quindi non c'è l'autorevolezza. Ma questa mancanza di autorevolezza è aggravata dal fatto che non abbiamo una visione di quello che l'Italia deve essere. Quindi credo che sia un problema di collocazione internazionale dell'Italia, alla quale poi si aggiunge una selezione miserabile della classe dirigente. Io credo che le inchieste che ci sono state della magistratura abbiano segnato la fine di questa epoca, non l'abbiano provocata, sono state in qualche modo la dimostrazione che un equilibrio e un sistema non c'erano più e quindi credo che in realtà non sia corretto dire che la Prima Repubblica è caduta perché ci sono state le inchieste. Le inchieste ci sono state perché la Prima Repubblica era già caduta e in qualche modo quello che vediamo oggi è un rapporto irrisolto tra politica e magistratura con, secondo me, un grave rischio che è quello di ripetere un equivoco che è quello che una classe politica viene travolta dalla magistratura. Questo, secondo me, è qualcosa che va evitato.